Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio per questa opportunità, ma anche per questa sfida che mi è stata consegnata. Devo dire che nel momento in cui mi è stato proposto questo titolo, ho sentito che ci poteva stare, che aveva una sua assonanza. Poi ho anche pensato quanto sia complesso. E allora ogni parola, credo, del titolo permette un approfondimento. Quindi c'è la parola cure, c'è la parola palliative, c'è la parola cambiamento, c'è il tema della presa in carico, ci sono i soggetti, c'è un interno e c'è appunto la cura psicologica. Il mio obiettivo è quello di oggi toccare e affrontare e suscitare riflessioni. Non ho ovviamente risposte, però ho quesiti o dubbi che voglio condividere con voi. Quando parliamo di cambiamento, quindi affrontando man mano le parole, i contenuti del titolo, quando parliamo di cambiamento, siamo sicuri di sapere tutti a che cosa ci stiamo riferendo? Parliamo di cambiamento o parliamo di cambiamenti? Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, ad esempio, della necessità di definire e di una tendenza a misurare, perché a noi rassicura. In un contesto che è continuamente in evoluzione, rassicura fare delle fotografie puntuali che ci restituiscono un'idea, un'ipotesi, un pensiero. Però nel momento in cui noi misuriamo, definiamo, ci esponiamo a un'illusione, che è quella di controllare e relegare per non mettere troppo dentro, per non introiettare, ma noi ci siamo dentro. In un contesto di cura. E quindi c'è un mondo interno che è fatto di non visibile, che è fatto di pensieri, che è fatto di percezioni, di sensazioni, di vissuti, e quindi difficile da quantificare, da oggettivare, come ci viene a volte chiesto. E poi c'è un mondo esterno che apparentemente, nell'idea del cambiamento, è visibile, è una fotografia, può dare la sensazione del dato e del certo, ma poi sappiamo che in maniera circolare si confonde e si permea. Quindi siamo sicuri che stiamo dicendo quando ci riferiamo al cambiamento? Quante volte lo sentiamo anche oggi, anche nelle relazioni di ieri, nel workshop? La parola cambiamento, è continuamente utilizzata. Ciascuno di noi cosa pensa quando la utilizza? E come mai abbiamo così bisogno di parlare del cambiamento? E quindi mi interrogo, no? Come mai questo tema, come mai questo titolo? E dentro i nostri processi assistenziali credo che quotidianamente siamo in sintonia al tema appunto del divenire o del cambiare. Però che cosa ci muove in realtà? Per quale motivo? Noi stiamo parlando del cambiamento o di un metacambiamento, cioè è l'idea del cambiamento forse più che il cambiamento in sé. Il cambiamento è un'evoluzione, è un continuum, ma che idea abbiamo noi del cambiamento? È qualcosa di positivo? È qualcosa di negativo? Perché ci scuote e perché ci interroghiamo? Quindi, noi psicologi che ci occupiamo delle rappresentazioni dobbiamo conoscere qual è il significato che quella determinata persona che incontriamo si dà dell'idea di cambiamento. Quante volte i pazienti ci dicono, ma anche i familiari, sono cambiato, è cambiato. Cosa? Io ho una formazione sistemica e quindi riprendo un po' delle considerazioni datate, ma credo molto attuali. La cibernetica ci dice che è impossibile separare la stabilità dal cambiamento, il concetto di stabilità da quello del cambiamento. L'una e l'altra sono le facce complementari della stessa medaglia sistemica. Quindi non si può scoprire il cambiamento se sopra di esso non vi è un tetto di stabilità e allo stesso tempo la stabilità affonda sempre le sue radici in un sottostante processo di cambiamento. Quindi,
a proposito di rendere complessa, no? E di lavorare dentro alla complessità, nel momento siamo parziali quando noi utilizziamo l'idea di cambiamento, se non l'accostiamo anche a un tentativo di omeostasi del mantenimento, quindi di questo equilibrio. Cambiamento e stabilità rappresentano una gestalt complementare. Allora, sempre pensando al cambiamento, cambiamento di cosa? Cambiamento di chi? Ad esempio di un paziente, dei suoi familiari, della famiglia, degli operatori, degli amici, lo toccheremo quando parliamo dei soggetti. Di che cosa? Cos'è che cambia quando noi diciamo è cambiato? Che cosa? È cambiata la malattia che appunto magari incontriamo in una fase di diagnosi, come nel momento in cui io lavoro, dal momento che io lavoro sia in un day hospital oncologico che in un hospice, ho la fortuna, la possibilità di seguire il percorso reale di un paziente di una storia di malattia. Quindi cos'è che cambia? Cambia la malattia, cambia il suo modo di esprimersi e rappresentarsi, cambia un corpo, ma anche un fisico, cambiano le idee, cambiano le forme di pensiero. Si diceva diamo almeno la possibilità di cambiare idea, no? E quindi quante cose oggi vengono dette, vengono assunte nell'interazione con un paziente, ma magari domani forse meritano di essere riviste. Che non significa che questo paziente è ambiguo o è contraddittorio, significa che sta cercando di stare in questo equilibrio anche sempre più precario di stabilità e cambiamento. Cambiano quindi le forme di pensiero, cambia la posizione sociale, quindi anche un'attenzione, uno sguardo aperto su quello che è il contesto sociale credo che sia importante. Un conto è avere una vita attiva, un ruolo, una funzione, una posizione. Un conto è, come si diceva anche nella sessione che ci ha preceduto, avere a che fare con un cambiamento anche di ruolo sociale dentro in una società che non rimanda più un'idea di stima. Cambiano i setting di cura. Riflettevo quanti operatori sono incontrati da un paziente o da una famiglia in tutto il suo percorso, quante voci, che confusione. È vero che noi diciamo che offriamo in questo modo una continuità, un'assistenza, una visione molto ampia, però esponiamo una persona anche a continue sollecitazioni. Quando forse c'è anche necessità di semplificare. Poi cambiano i servizi erogati, cambiano appunto gli ausili, cambiano le opportunità e le offerte, cambia anche, se pensiamo in Italia, a seconda di dove siamo, cambia anche il tipo di assistenza e cambiano le terapie, cambiano le cure. Quando parliamo di cambiamento, allora proviamo a pensare con che funzione, perché parliamo di cambiamento. Perché appunto dicevamo serve ripristinare un equilibrio, serve sottolineare uno stato e serve anche per definire un limite. Forse le persone nel momento in cui dicono o attribuiscono a sé un cambiamento, forse vogliono proprio dire che devono essere riconosciuti, escono da una sorta di anonimato, attraverso il cambiamento ci riportano una richiesta di attenzione. Per cui anche la fretta di modificare qualche cosa contiene un'insidia, perché è come se noi volessimo ritornare a una condizione precedente nella quale appunto il paziente forse non vuole più essere, nella quale non vuole essere pensato. Quando parliamo di cambiamento dobbiamo anche pensare quindi al luogo, quindi c'è una dimensione temporale, c'è una dimensione spaziale. È la casa, è il day hospital, è l'ospedale, è l'hospice, sono le RSA, sono altri luoghi di cura, è molto diverso. E in quale tempo? E di quale tempo? Parliamo del cambiamento della malattia, parliamo del tempo dell'adattamento, quale, no? Si parlava anche ieri al workshop. Quant'è il tempo necessario per elaborare
il trauma di una comunicazione o di una perdita. È il tempo delle cure, ogni cura ha un suo tempo, ma non è detto che corrisponda al tempo del paziente o di ciò che si rappresenta al paziente o alla sua famiglia. C'è il tempo del tempo. Quali sono i soggetti coinvolti? Ritorno quindi sul chi, perché mi sembra che ciascuno meriti una sua così, sottolineatura. Il paziente, quale paziente? Il paziente che pensa appunto che qualche cosa sta cambiando, ma non ha assolutamente idea di verso dove sta andando. Il paziente che è all'interno di un sistema familiare, e se si parla di paziente non si può parlare di famiglia, quindi io, sempre per riprendere un po' la matrice sistemica, è un sistema, quindi non c'è familiare senza paziente, non c'è paziente senza famiglia, anche laddove i familiari sono assenti. Quindi quando noi diciamo qual è il nostro oggetto, no, di interesse, verso chi ci stiamo rivolgendo, al sistema. Poi ci sono i curanti, dicevo prima, quanti curanti incontrano un paziente o incontrano un sistema famiglia? Tra di loro i curanti possono permettersi di cambiare, cambiano atteggiamento, cambiano modo, cambiano lenti, cambiano paio d'occhiali con cui vedono e incontrano un paziente. Il paziente è quello che è visto, si diceva anche ieri, dalla lente del medico, e quindi quante informazioni passano anche attraverso le rappresentazioni che i curanti hanno. Poi c'è una rete amicale da non sottovalutare, cambia. Quante volte sentiamo raccontare familiari, pazienti, di una sorta di o isolamento oppure ipercoinvolgimento con relativi impegni a cui appunto i pazienti sono sottoposti per compensare e adattarsi. Poi c'è la rete, l'interlocutore sociale, più in generale le strutture, l'organizzazione, quanto le organizzazioni sono capaci di corrispondere ai cambiamenti. Per cui queste sono, ripeto, riflessioni, non ho risposte. E poi ci sono gli assenti e le figure sfondo, che credo che siano invece molto presenti. E su questo vi leggo una lettera, che era una mail, una considerazione che una persona, la figlia di una signora che si seguiva sia in day hospital ma poi nelle passate alle cure palliative, dice: poi al lavoro il mio capo si è stancato di sentire le mie disgrazie e dopo il ritorno dalle vacanze mi evita, non mi parla, si comporta come se io non ci fossi. Tra le righe la moglie mi ha detto che lui, per cortesia, mi chiedeva tutte le mattine come andava e io cominciavo a dire quello che era successo il pomeriggio prima, ma non avevo capito che se avessi tagliato con un va bene lo avrei stressato di meno. Ecco, dopo 20 anni di lavoro sono venuta a scoprire che la persona con la quale ho trascorso la più parte del tempo mi chiedeva come andava solo per pura cortesia, ma di fatto non gliene fregava nulla di me e dei miei problemi in quel momento. L'Anna allegra, felice, spensierata, che racconta tante belle storielle, piaceva tanto. L'Anna con qualche problema, no. Questo è quel mondo che noi non incontriamo se non attraverso queste opportunità che ci vengono date, ma che credo tutti i sanitari dovrebbero, come dire, in un qualche modo conoscere ed esserne permeati. Oppure un'altra figlia che, per preannunciare un colloquio con me, per la madre, dice: buongiorno dottoressa, dobbiamo vederci domani pomeriggio, penso ne abbia tanto bisogno la mia mamma di vederla e di parlare con lei, è un periodo orrendo, più andiamo avanti più diventa difficile e traumatica la vita, lo so che fa tutto parte di questo maledetto pacchetto all inclusive, ma è difficilissimo da accettare e non so se mai ci riuscirò. Vedere una donna che è sempre stata a mille in tutto quello che ha fatto e in tutta la sua vita, ridotta, sempre stanca, nervosa, perché ha male, è dura, è veramente dura. E come posso mettermi nella testa che è una cosa che dovrò accettare? Non lo posso fare, non ci riesco. Dottoressa, non ho più la mia mamma di prima. E come darle torto quando lei mi dice: non tornerò mai più come prima.
non sarò mai più come prima, e piange e si dispera perché se ne sta rendendo conto. Credo che queste parole ci diano proprio bene, no? Il significato del cambiamento e della ineluttabilità, ma nello stesso tempo della complessità di una condizione. Poi c'è la rete amicale, anche vabbè, è al femminile ormai la raccolta, no, degli scritti che oggi porto, ma non sono solo le donne che hanno questa consuetudine. Credo che stiamo incontrando sempre di più, forse anche altri colleghi lo possono confermare, descrizioni al maschile. Quindi oggi ho selezionato queste, ma non per distinzione di genere. Questa è una collega infermiera che ammala e che scrive ad un'amica medico: carissima Giulia, ho pensato molto alla tua frase. Hai avuto questa esperienza perché era necessario che tu avessi un'opportunità. Ti è stata data la possibilità di cambiare e dopo questo tu sei pronta. Ho riflettuto su questa cosa, adesso sono consapevole che è vero e così io sto cambiando, anzi, io sono cambiata. Riprendo il tema dato nel titolo, le cure palliative. E di nuovo alcune domande, alcuni dubbi, alcune riflessioni con voi. A chi servono? Io credo che, come sia necessario, ogni termine lo dobbiamo utilizzare per definire, ma attenzione che non sia un limite. Quindi quando noi parliamo di cure palliative, ricordiamoci cure, non stressiamo troppo sul concetto di palliativo, se non nell'idea di divulgarlo e condividerlo in qualsiasi tappa della storia di malattia di una persona e di una famiglia. Perché a me dispiace pensare che le cure palliative siano solo, da un certo punto in poi, cure palliative, nel momento in cui arriva una diagnosi, appunto, perché l'illusione di vita eterna lì viene a scemare profondamente. E quindi deve essere un po' anche nella testa degli operatori, qualsiasi, no? Prendere in considerazione che c'è un lutto che deve essere elaborato, indipendentemente dalla storia che poi avrà la malattia di quella persona, per cui c'è anche un'evoluzione in positivo, ma in ogni caso cure palliative forse nel significato più etimologico del termine. Quindi servono agli pazienti, ma servono, credo, anche agli operatori, nell'ottica di una formazione e di uno sguardo più ampio. Perché cosa si fanno? Qual è il loro contrario? Quando incominciano e quali gli elementi distintivi? E quando finiscono? Siamo sicuri che noi non rischiamo di dare un messaggio contraddittorio nel momento in cui continuiamo nell'elaborazione, ad esempio nel facilitare l'elaborazione di un lutto, a riportare dentro in un contesto palliativo laddove invece forse ci deve essere una opportunità altra. Quindi come si integra la presa in carico? Sorvolo, perché così vado verso la conclusione. A proposito di presa in carico, ricordiamoci che ha un significato, è una metafora. Prendere in carico vuol dire assumersi una responsabilità e sottolineare una discrepanza e un dislivello. Per cui se noi lo utilizziamo nell'idea che l'altro è fragile e da supportare, credo che rischiamo di perdere di vista la soggettività dell'altro, a cui invece dobbiamo consegnare una identità e un'integrità. È quindi una metafora, e il linguaggio, ma poi suppongo che la collega che mi seguirà lo utilizzerà, no, nella sua relazione, il linguaggio e il come noi quindi cambiamo e moduliamo le nostre interazioni condiziona l'attività e influenza la realtà. Quindi in una posizione di complementarietà o di simmetria avvengono delle trasformazioni, avvengono dei cambiamenti e tutti gli individui sono coinvolti, compreso gli operatori. E quindi ritorna il tema del tempo, dentro la presa in carico, e quindi è il tempo anche di chi cura.
Si diceva che lo psicologo ha la funzione di entrare dentro alla complessità della cura e occuparsene, prende un tempo, ma restituisce un tempo. E quindi, indipendentemente dal setting di cura, funziona da traduttore tra le varie istanze e, un po' come un camaleonte, cercherà di adattare al meglio il proprio intervento all'ambiente. Sorvolo sul colloquio clinico come strumento di relazione, perché il nostro tipo di attività e il colloquio clinico, difendiamolo, è nostro, è dello psicologo. E deve avere un atteggiamento scientifico, deve avere uno sguardo, no, verso un'attività di ricerca, di ipotesi, di indagare appunto su quello che è il mondo dell'altro. Questa funzione di costruzione, quindi di un tessuto comunitario in cui la persona che muore, che gli è intorno, possano incontrarsi, sostenersi, confrontarsi, scontrarsi, implica quindi una serie di riflessioni, siccome a sua volta l'operatore sanitario in questo ambito si lascia toccare dall'incontro con la persona che cura. Vado verso la conclusione. La richiesta quindi di portare, no, un contributo anche su quello che sono le sfide e le opportunità. Allora, io credo che nella realtà, ad esempio, nella quale io vivo, ASL di Reggio Emilia, dove tanto è stato fatto e si sta facendo per l'implementazione della rete territoriale delle cure palliative, io credo che una sfida sia proprio quella di passare da questa definizione, la rete delle cure palliative, no? Costituita da un'aggregazione di funzioni, compreso il supporto psicologico e l'attività di counseling, la nostra sfida sia quella di non vederlo più scritto. Ma non perché non sia importante metterlo, ma perché dovrebbe essere interiorizzato. Per cui, per me una sfida è favorire una competenza di utilizzo o un utilizzo competente, no? E quindi dobbiamo emergere per far, come dire, performare, favorire questo tipo di richiesta che è quella della competenza psicologica. Dobbiamo però riuscire a portare scientificità e rigore, anche superando un po' il rigido e cieco paradigma dell'EBM, e avere un riconoscimento istituzionale senza doverlo tutte le volte ricordare, come appunto nel trafiletto di prima. E quindi poter fisicamente non esserci certi che c'è una piena interiorizzazione. Vi saluto.